L'istituto è cambiato moltissimo in questi anni e sono molto contento, soddisfatto di aver partecipato a questo cambiamento. È cambiato da un punto di vista, diciamo così, anche normativo. Se voi andate a vedere il bilancio dell'istituto trovate un aumento del 20-25% di spesa che prima non c'era. È cambiato quindi sulle prestazioni. È un INPS che affronta le emergenze come è stato Covid, ma affronta anche l'emergenza relativamente più piccola come quella che è oggi di Emilia Romagna con gli stessi strumenti che abbiamo scoperto, innovato in Covid. È aumentata anche in termini di personale, abbiamo assunto 12.000 persone, abbiamo aumentato la produttività di 12 punti, abbiamo ridotto i tempi di pagamento delle prestazioni in modo consistente in 4 anni e abbiamo innovato e investito in tecnologia. Oggi l'istituto investe 520 milioni di euro all'anno. Quindi è un INPS più digitalizzato, è un INPS attraente per i giovani. Abbiamo giovani che sono venuti a lavorare da noi e hanno accettato con grande volontà appunto di poter far parte di questa grande famiglia che si affida alle tecnologie, allo smart working, ai premi di produttività, a salari accessori, a contratti integrativi. Quindi è un INPS che somiglia sempre più a una grande azienda moderna, pubblica, di servizi, simile a quelle che ci sono nel mondo. Appunto di aziende di servizi. C'è veramente tanto orgoglio, anche perché rivedendo i numeri che abbiamo inserito in questo libro, nel libro bianco sui 4 anni di attività, tutto quello che abbiamo fatto in questi anni ci dà veramente tanto orgoglio per il lavoro profuso, per la passione, per tutto ciò che i nostri dipendenti, i nostri dirigenti hanno fatto e continueranno a fare. Anche qui veramente un grande augurio ai vertici che verranno nell'istituto, perché appunto troveranno sicuramente un INPS migliore di come l'ho trovato, perché è migliorato, perché ha aumentato l'investimento, perché sono aumentate le produttività e le performance, e sicuramente avrà di fronte grandi sfide al servizio del Paese. Il reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà che è fondamentale nel Paese, ce lo dice l'Unione Europea, tutti i Paesi devono avere un reddito minimo, un dividendo sociale sotto il quale nessuno può vivere. È un fatto di civiltà, è un fatto di democrazia matura. E soprattutto rispecchia l'articolo 3,2 della nostra Costituzione, tutti quanti devono avere mezzi per cui vivere. Tagli su questo secondo me appunto sono certamente un errore, soprattutto quando la povertà e la disuguaglianza aumentano.